settimane ci dividono dal voto delle amministrative del 2013. Il 9 e il 10 giugno tanti cittadini della provincia di Catania saranno chiamati alle urne. Anche a Catania si andrà a votare. Ma i cittadini catanesi sanno cosa dovranno fare all'interno delle urne? Sanno verso chi rivolgere la loro fiducia? Ci siamo posti questo dubbio all'interno della redazione e lo abbiamo posto anche ai nostri concittadini. E un po' sentendo gli umori in giro ci siamo resi conto che c'è tanta confusione. Da qui l'incontro di oggi, gentili telespettatori. Ed è per questo che vi ringrazio e vi do il benvenuto per questa puntata che vede ospiti nei nostri studi i candidati alla carica di sindaco della città di Catania. Sapete tutti, sono sei candidati sindaco, oggi la regia può mostrarlo, ci sono solo quattro candidati. Abbiamo invitato nuovamente tutti e sei i candidati, ma il senatore Bianco e Lidia Adorno e il Movimento 5 Stelle hanno dovuto disertare questo appuntamento. Chi all'ultimo, chi lo ha detto prima, ma comunque non sono presenti oggi in sala. Quello che a noi interessa fare è un semplice dibattito, un dibattito in cui poter parlare dei programmi dei candidati sindaco. Non ci interessano le polemiche, non ci interessano i battibecchi, ci interessa solo cercare di fornirvi uno strumento utile appunto per farvi votare in maniera più serena possibile. Candidati sindaco che avranno un tempo a disposizione, non avranno nessun cronometro, sarà la loro bontà capire quando è il momento di fermarsi per cercare di rispettare tutti i tempi. Una serie di domande, tutto lo stesso, per tutti la stessa domanda che a giro verrà posta ai vari candidati sindaco, perché per noi il giornalismo è questo, per noi fare informazione è questo, dare notizie utili. E mi permetterete di dire, fin quando questa emittente, fin quando noi giornalisti avremo voce per farlo, il servizio vi verrà fornito sempre, ogni giorno e in maniera puntuale. Non vuole essere autoreferenzialità, ma semplicemente una constatazione dei fatti. Ed allora io mi accingo subito a presentare gli ospiti che gentilmente hanno accettato il nostro invito. Parto dalla poltrona vuota perché lì doveva sedersi il senatore Enzo Bianco. È giusto che dica quali sono le liste che appoggio nel candidato Enzo Bianco. Sono PD, Primavera per Catania, Patto per Catania, Articolo 4, Sinistra per Catania, il megafono di Crocetta e Democrazia Federale. Subito dopo troviamo Maurizio Caserta, quasi 54enne, professore universitario. Si candida con lo slogan senza compromessi, rompendo con il passato. A suo sostegno la lista per Catania, Maurizio Caserta. Grazie e buonasera. Buonasera a voi. Buonasera anche al sindaco in carica, uscente, Raffaele Stancanelli, prossimo 63enne, se non sbaglio il 30 giugno è il suo compleanno, avvocato, senatore, già assessore regionale della nostra terra, eletto sindaco di Catania nel 2008. A sostegno di Stancanelli il PDL e tre liste civiche, tutti per Catania, Forza Catania con Cantiere Popolare e Grande Catania. Buonasera e grazie. Buonasera a lei, grazie. Buonasera anche a Matteo Iannitti, il più giovane dei candidati sindaco a Catania, 24enne, studente di scienze politiche, sempre impegnato nelle manifestazioni, soprattutto a sostegno degli studenti. La sua lista è Catania Bene Comune ed appunto vi dicevo il più giovane, ma forse sembra uno dei più agguerriti. Grazie e buonasera. Grazie a voi. Ed infine, inconfondibile con il suo caschetto giallo, Tuccio D'Urso, noto per essere stato a capo di molti progetti durante la sindacatura di Scapagnini. Come vi dicevamo, il suo elemento distintivo è sicuramente il caschetto, ma ovviamente non solo quello. A sostegno la lista Giusta Catania. Buonasera e grazie. Buonasera ai telespettatori. Ed infine, l'ultima sedia vuota è quella appunto che avevamo destinato al candidato del Movimento 5 Stelle, la professoressa Lidia Adorno, che appunto ci ha fatto sapere che oggi non potrà essere presente qui nei nostri studi. Vi dicevo, domande uguali per tutte. Comincio dal professore Caserta, partendo un po' da quella che è la cronaca, da quelli che sono i fatti, ed è un articolo dell'Espresso che ha destato particolare attenzione nei giorni scorsi. In caso di terremoto, leggo i dati, a Catania ci sarebbero 161.829 vittime. Catania risulta dalla città dove gli edifici sono meno sicuri, dove ci sarebbero più rischi, ed è quindi importante intervenire. Si aprono qui due fronti, quello dell'occupazione, quello dell'edilizia, ma anche quello della messa in sicurezza degli edifici pubblici. Come rispondere a questo grido d'allarme? Questo è un problema antico, ne parliamo da troppi anni, credo che sia arrivato il momento di parlarne seriamente. Quei dati che lei ha citato sono dati realistici, non è la prima volta che vengono citati.
Il problema riguarda il centro storico principalmente, ma non solo, come sappiamo. Ci sono aree della città costruite negli anni 50 e 60 che oggi hanno un grado di pericolosità più alto di alcune costruzioni del centro storico. Quindi il problema è grande. Come si affronta? Si affronta con un impegno serio di ricostruzione della città. L'obiettivo principale è ovviamente mettere in sicurezza la parte centrale della città, quella che è stata costruita negli anni 50 e 60. Il piano regolatore è uno strumento che rende possibile l'impegno di ricostruzione. Noi crediamo che questa sia una priorità, che il centro storico vada ricostruito, che lo sforzo del settore edilizio della città debba muoversi, debba esprimersi principalmente nella ricostruzione di quell'area e anche delle aree vicine. Troppe incompiute ci sono a Catania negli ultimi anni, nessuno può dire di aver affrontato seriamente la questione, credo che sia arrivato il momento della svolta. Da troppi anni discutiamo di una cosa che a volte è diventata un tabù, perché richiede uno sforzo serio. È possibile che questo sforzo diventi un'occasione di ricostruzione per la città. E forse una delle prime cose che intendiamo fare è quello di modificare in parte il piano regolatore. Il piano regolatore si può scrivere in tempi brevi. Non è vero che è un documento secolare e la città deve prendersi la responsabilità di disegnare la città per i prossimi 30 anni. Ancora non mi pare che siamo andati oltre i 6 mesi. Stancanelli, a lei la parola. Ma sicuramente il problema del rischio sismico a Catania è un problema antico, annoso, di cui noi ci siamo fatti carico, perché è vero che l'unico strumento è lo strumento urbanistico, il piano regolatore, che noi, dopo 20 anni di chiacchiere, abbiamo adottato e abbiamo portato in consiglio comunale nel mese di agosto del 2012. Con uno studio particolare sul rischio sismico, e nel piano che noi abbiamo adottato e abbiamo portato in consiglio comunale si parla espressamente della rigenerazione del centro storico, appunto perché quei dati che l'Espresso ha pubblicato sono dati che sono conosciuti già dagli addetti ai lavori, dai tecnici, e abbiamo lavorato in questo senso, così come la necessità di intervenire anche con la rigenerazione dei quartieri edificati negli anni 50 e 60, attraverso agevolazioni, attraverso interventi che sono espressamente e dettagliatamente descritti nello strumento urbanistico che abbiamo adottato. Purtroppo è cronaca dei mesi scorsi, il Consiglio Comunale, che è l'organo sovrano per l'adozione del piano regolatore, non ha voluto prendere in esame in aula per motivazioni di natura politica, soltanto speciosa, non di natura tecnica, e quindi il primo obiettivo che noi ci proponiamo appunto è quello di riportare in Consiglio Comunale, siccome è notorio che la legge elettorale prevede espressamente che il sindaco che vince si porta con sé almeno 27 consiglieri comunali, cioè il 60%, saremo nelle condizioni di stavolta adottarlo. Per il centro storico voglio dire che nel piano che abbiamo presentato abbiamo previsto espressamente e giuridicamente possibile la anticipazione delle prescrizioni esecutive nel centro storico, il che vuol dire che non abbiamo bisogno dell'approvazione del piano a Palermo, ma si può intervenire immediatamente dopo 2 o 3 mesi per mettere in esecuzione ciò che prevede il piano regolatore del centro storico, il che vorrebbe dire salvaguardia sotto il profilo del rischio sismico, ma nel contemporaneamente la ripartenza dell'edilizia, che vuol dire in una situazione difficile, quale quella che sta attraversando la nostra comunità nazionale, ci sono in Italia ormai gli indici Istat parlano di 4 milioni di disoccupati, quando riparte l'edilizia riparte l'economia. Ecco quindi che salvaguardiamo la città dal rischio sismico, auguriamoci che il terremoto non ci sia, ma allo stesso tempo riavviamo l'occupazione attraverso l'edilizia. Grazie Stancanelli, e Nitti, tocca a lei. Sì, è arrivato il momento di agire immediatamente. Come agire? Innanzitutto, guardando la città per quella che è. Allora, non è vero che è solo il centro storico a risentirne, come hanno detto anche gli altri candidati.
Ma ci dobbiamo ricordare un avvenimento che, guardate, è devastante per la costruzione dei palazzi in questa città. All'inizio degli anni 50 un sindaco della Democrazia Cristiana, un certo Domenico Magrì, torna esultante da Roma dicendo che ha vinto una grande battaglia. Qual era questa grande battaglia? Ottenere dal governo nazionale che Catania non entrasse nell'area a rischio sismico. Questo ha permesso negli anni, dagli anni 50 in poi, fino a quando poi non si è messo mano alla normativa, che si costruissero palazzoni incredibili, molto grandi, appunto non rispettando le norme antisismiche. Questo ha favorito i cavalieri del lavoro, ha favorito chi ha costruito con molti meno soldi di quelli necessari, ma oggi Catania vive un dramma. 160.000 morti se ci fosse un terremoto. Allora come fare? Innanzitutto, noi ci poniamo una domanda: perché in Italia c'è la solita abitudine di aspettare il grande evento drammatico con centinaia di morti, come è successo qualche anno fa all'Aquila, come è successo da poco, è passato un anno in Emilia, per poi mettere mano e spendere molti più soldi? Allora la nostra proposta è aprire una vertenza immediatamente come città di Catania per dire che i soldi che vengono spesi quando poi accadono queste gravi sciagure vengano anticipati. Noi non dobbiamo investire nella ricostruzione dopo i terremoti, dobbiamo investire nel consolidamento antisismico, e questo lo dobbiamo fare mettendo mano, come è stato detto, al piano regolatore, ma anche con interventi mirati che appunto non riguardino solo il centro storico ma anche quelle zone della città spesso abbandonate. Monte Po è nato sopra dei terreni paludosi non adatti all'edilizia. Quello è il primo intervento che va fatto. L'edilizia popolare deve essere il primo intervento per renderla a norma antisismica e poi riuscire a costruire in maniera ecocompatibile e antisismica tutta quella che sarà la nuova cubatura. Chiaramente speriamo che ce ne sia il meno possibile a Catania, ma dobbiamo far fronte a questo, dobbiamo riuscire a prevenire, e può essere una grande risorsa per l'economia, anziché andare a fare progetti di cementificazione assurda alla playa con il PUA piuttosto che in altre aree della città. Si investa sull'edilizia e lo si faccia nella riqualificazione. Dusso, tocca a lei, ma mi permetta, le rubo solo 3 secondi, perché è notizia appena battuta dalle agenzie che a Zafferana c'è stato un terremoto di grado 3.5 e si è sentito anche a Catania molti cittadini catanesi che hanno avvertito il terremoto. Cade a pennello, ci dispiace, esatto, ma cade. Mi ha anticipato solo di un secondo, perché ne avevo avuto notizia dagli amici della Protezione Civile, è stato attorno a qualche minuto prima delle 15. Mi dispiace per i miei competitor, ma qui ringrazio tanto per la domanda. Qui l'unico che sa di quello di cui stiamo parlando, non me ne voglia nessuno, è il sottoscritto. Io sono stato il primo direttore regionale della Protezione Civile, ho scritto la legge 14 che norma la protezione la 14 del 98 che norma la protezione civile in Sicilia, e ho praticato questo mestiere per diverso tempo. Il problema centrale della problematica antisismica è avere una città adeguata a resistere al sisma e adeguata per essere attrezzata in caso di emergenza a poterle fronteggiare. Abbiamo fatto durante il periodo del mio lavoro alcune, come direttore generale e come direttore dell'ufficio speciale, io parlo di fatti, i miei competitor parlano, forse per sentito dire. Abbiamo praticato l'attività di prevenzione sismica eliminando i ponti sulla circonvallazione, ed è scandaloso che dopo 6 anni ancora ci sia il ponte del Gioieni in quelle condizioni. Il ponte del Gioieni può crollare da un momento all'altro. Averlo tenuto da parte dell'amministrazione Stancanelli in esercizio per 6 anni è un attentato alla sicurezza dei cittadini. Quel ponte va abbattuto all'istante, va sostituito, come per il ponte di Ognina o per il ponte che c'era una volta a Monte Po, con una rotatoria. Le rotatorie non possono crollare per principio perché sono fatte sul terreno, e va assicurata anche in quella zona strategica per la città la sua sicurezza. Ma veniamo a un altro tema fondamentale: mi dovete spiegare come fa un condominio con 20-30 proprietari, quindi quello che è la generalità delle situazioni a Catania, delle costruzioni degli anni 50 e 60, a decidere di autodemolirsi per autorigenerarsi. È una balla chiara,
soltanto le proprietà uniche possono affrontare serenamente questo problema. E allora da qui la mia proposta. Sono allo studio tutta una serie di interventi tecnici. La invito a concludere. Esatto, sono allo studio tutta una serie di interventi tecnici che fanno sì di rendere sicuri gli edifici addirittura senza allontanare la popolazione. Non è certo questa la sede per farlo, ma evidentemente che è un motivo in più per cui i catanesi devono avere un competente che possa affrontare seriamente questo lavoro. Non l'ho detto poc'anzi, ovviamente qualora vogliate replicare alle risposte degli altri candidati lo potete fare nel momento in cui vi toccherà di nuovo la parola. Se, ve lo chiedo subito, se avete voglia di replicare, se no cominciamo subito con il secondo giro di domande, questa volta comincerei da lei, Stancarelli, così come ci insegna la delibera in casi di dibattiti con i candidati. Una cosa in risposta all'ingegnere Russo, 2 secondi. Siamo pieni di competenze, credo di parlare a nome di tutti, quindi assolutamente non c'è una priorità dell'ingegnere D'Urso, siamo tutti pieni di competenze, come Catania Bene Comune abbiamo fior fior di ingegneri che ci hanno aiutato nella redazione del programma. Dicevo, tocca a lei, Sindaco Stancanelli, cominciamo col secondo giro di domande. Vorrei parlare delle politiche sociali della nostra città. Anche qui purtroppo abbiamo dei dati allarmanti, sono 15.000 le famiglie in graduatoria che aspettano una casa, solo nell'ultimo anno 2.000 le famiglie che hanno perso la loro abitazione perché non riescono a pagare l'affitto. Servono politiche per la casa, per l'assistenza a chi ha perso il lavoro, dati anche che ci vengono confermati dalla Caritas che ogni giorno deve aumentare i pasti per le persone che ne fanno richiesta. Come affrontare quest'altro scottante tema? Ma come lo abbiamo affrontato noi? Con i mezzi limitati che i comuni hanno, no il comune, i comuni hanno, con la riduzione, l'anno scorso la regione siciliana ha ridotto del 41% i trasferimenti regionali che normalmente sono trasferimenti per le politiche sociali, ma nonostante questo razionalizzando gli interventi. Noi abbiamo messo assieme gli interventi che provengono dalla 328 nazionale, dalla 285 per i fanciulli e gli adolescenti e con il bilancio comunale per venire incontro, ovviamente senza poter raggiungere tutti gli obiettivi nei confronti di tutti coloro i quali sono a rischio di esclusione sociale, e abbiamo moralizzato il sistema dei servizi sociali. Alcuni esempi, lei parlava della mensa, della Caritas, ma non soltanto della certo. Caritas, vi sono tanti. C'è tanto volontariato sia cattolico che laico che fa il proprio dovere con passione ogni giorno. Anche noi come comune abbiamo, utilizzando queste piccole risorse, dato vita alle mense sociali che permettono, per esempio l'ultima che è stata aperta, 120 pasti caldi al giorno. Ma a parte questo, per quanto riguarda l'edilizia abitativa, non sono quelli i dati, non è 15.000, ma vi sono coloro i quali hanno perso l'alloggio, hanno perso la casa. E abbiamo creato un fondo che permette il pagamento di 250 euro al mese per contributo per la casa a carico del bilancio del Comune di Catania. Abbiamo incominciato una politica di housing sociale con la partecipazione a dei programmi nazionali, per esempio il finanziamento che è avvenuto con il piano città. Il Comune di Catania ha avuto un finanziamento di 13 milioni di lire, 8 milioni soltanto per la ricostruzione, il riadattamento del palazzo di cemento con 96 alloggi popolari. Lei dirà 96 alloggi a fronte di centinaia e centinaia e migliaia di richieste sono poche, ma questa è la possibilità di intervento. E poi essere diventati la cabina di regia per tutte le attività di volontariato e di solidarietà che si fanno a Catania. Vogliamo dire che abbiamo raggiunto tutti i risultati? No, perché saremmo bugiardi, perché non è la realtà. Ma stiamo attenti a non criminalizzare ogni tipo di attività che viene svolta a favore dei più svantaggiati. Questo ragionamento lo stiamo facendo perché abbiamo invertito la tendenza che vi era prima a far sì che i servizi sociali fossero soltanto un centro di ricerca del consenso. I servizi sociali sono diventati a Catania un modello in cui diamo risposte, purtroppo non le possiamo dare a tutti quelli che hanno necessità, ma questo è il percorso che dobbiamo fare. Grazie, Giannetti, tocca a lei. La crisi sociale che vive la città è incredibile. Tanta gente non arriva alla fine del mese, tanti si devono accontentare. È molto ceto medio che prima si considerava
mediamente ricco, che poteva andare a fare la spesa con assoluta tranquillità, ora vive una situazione di povertà incredibile. A tutto questo si aggiunge la crisi, si aggiunge la perdita di posti di lavoro, si aggiunge il fatto che tanti giovani come me in questi anni sono stati costretti a emigrare perché Catania non può offrire un futuro. Però rispetto a questo non è una cosa che cade dall'alto la crisi, c'è qualcuno che l'ha causata. C'è qualcuno che ha deciso che bisognava regalare miliardi e miliardi di euro ai grandi gruppi bancari anziché investire in posti di lavoro in Italia. È chiaro che non è una responsabilità che riguarda gli amministratori locali, ma riguarda i partiti, le coalizioni a cui fanno riferimento. Io sono scontento che oggi non ci sia il candidato a sindaco, l'avvocato Enzo Bianco, perché l'avremmo detto anche a lui. PD, PDL, UDC, i partiti centristi, quel modello di sviluppo ha fallito. Hanno appoggiato insieme il governo Monti, che ha fatto tagli, che ha aumentato le tasse, che ha fatto in modo che molte aziende delocalizzassero. Allora noi su questo dobbiamo intervenire, c'è una crisi e dobbiamo affrontarla, quindi il primo passo è non ridare fiducia a chi ci ha portato in questa situazione. E come fare a Catania? Già alcune cose sono state fatte, sulle case, prima di tutto, ci sono tanti immobili comunali abbandonati, è stato fatto un intervento sul Palazzo di Cemento, va fatto su tanti altri palazzi, vanno gestiti gli sgomberi di chi abita in situazioni anche di illegalità in maniera seria. La casa va data immediatamente, non come è stata gestita la vicenda del Palazzo di Cemento, con le persone che chiedevano alloggi immediatamente e sono stati portati a vivere anche in macchina per molte settimane. Allora ci vuole una gestione seria. E poi c'è un altro problema, gli immobili sfitti. Catania ha una quantità di immobili sfitti enorme e tantissima gente, come veniva ricordato, che aspetta una casa. Una tassazione massacrante per chi tiene l'immobile sfitto, in modo tale che anche i prezzi degli affitti possano calare. E poi dobbiamo fare in modo di affrontare il disagio là, in quei quartieri dove si vive maggiormente. Allora servono servizi sociali gestiti direttamente dal pubblico, servono scuole, servono mense, servono asili, serve che il comune riacquisti quella prossimità col cittadino che spesso ha perso. Non possono essere i servizi sociali affidati o l'aiuto alle famiglie affidati ai CAF, che spesso distribuiscono pacchi di pasta o ti fanno il favore. La dignità della persona, la dignità del cittadino e della cittadina devono essere un diritto che il comune deve essere in grado di garantire. Grazie Giannitti. D'Urso, tocca a lei. L'emergenza di chi in questo momento non riesce a mangiare sarà la prima emergenza che affronterò. Riunirò immediatamente le associazioni di volontariato, e ce ne sono tantissime, che si occupano specificatamente di questo problema, e affiancherò immediatamente le strutture del comune. Qualunque risorsa, che poi sono risorse modeste, possa rinvenirsi per incrementare, per sostenere, per aiutare le mense popolari, sarà trovato. Sarà trovata immediatamente, e poi immediatamente dopo quello che abbiamo definito il mercato popolare. È un ricordo della tradizione civile di questa città, che risale a De Felice degli inizi del secolo. Non è consentito in un momento come questo fare rincari sui beni di prima necessità. Individuerò un paniere, abbiamo già individuato un paniere di 20-25 prodotti che saranno venduti in strutture comunali, specificatamente nell'ex mercato ittico di fronte al porto, che saranno venduti allo stesso prezzo di costo. Questo darà la possibilità a tutti di avere quello di cui si ha bisogno con pochi euro, per almeno per una settimana. Grazie Russo. Professore Caserta, tocca a lei. Catania sia un modello nei servizi sociali ha dell'incredibile. Andando in giro per la città incontriamo prostitute e prostituti, agli incroci di strada incontriamo i poveri disgraziati che sono costretti a lavare i vetri, alle mense ci imbattiamo nelle file, molta gente abita in macchina, e dall'altra parte le case e i palazzi sono vuoti, ce ne sono diversi nel quartiere di Librino, molti edifici pubblici sono inutilizzati, ci sono innumerevoli occasioni di lavoro che non sono state sfruttate. Questo è il modello della città di Catania. E allora la politica sociale, che è l'asse portante dell'attività amministrativa, perché se non c'è il sostegno a chi è in difficoltà,
tutto l'impianto crolla. Non basta che un piccolo gruppo di privilegiati continui a vivere in maniera agiata, perché l'idea di città, la stessa idea di città viene meno. Che cosa occorre? Occorre innanzitutto mettere una parola in cima alle nostre preoccupazioni, ed è la dignità della persona. Molto spesso questo viene dimenticato, ci si preoccupa di far arrivare un contributo, piccolo o grande che sia, e spesso queste persone, questi uomini e queste donne vengono emarginati. E allora riscopriamo, sembra una novità per la cultura a Catania e per l'azione amministrativa, la dignità della persona, perché è questo che bisogna salvare prima di ogni altra cosa. E se occorre destinare risorse aggiuntive. In questo momento circa il 10% delle risorse del bilancio della città viene destinato alle politiche sociali. Se occorre, queste devono crescere. Non dobbiamo trincerarci dietro la limitatezza delle risorse. Le risorse ci sono non necessariamente all'interno del bilancio, ci sono anche fuori. È compito della politica rimuovere i vincoli, non stare all'interno dei vincoli. Se qualcuno vuole replicare, se no passerei subito al prossimo argomento. Prego, D'Urso, 30 secondi per replicare. Volevo soltanto aggiungere che, secondo la mia stima, un 15% del patrimonio abitativo del Comune di Catania e dello IACP in questo momento è vuoto. Sarà anche questa una prima preoccupazione della mia giunta, di individuare questi appartamenti e ridestinarli immediatamente. Prego, Stancanelli. Per quanto riguarda l'IACP non lo so, non è competenza del Comune. Per quanto riguarda il Comune di Catania non c'è un appartamento vuoto, quindi sono stime così fantasiose che l'ingegnere D'Urso fa. Per quanto riguarda il genere dei servizi sociali, durante la mia amministrazione c'è stato un solo sussidio che è stato dato ad personam. Tutto quello che viene dato è regolarizzato, rendicontabile, perché parlavo del contributo per 3 anni per la casa a chi ha diritto ad averlo, così come parlavo del buono sociosanitario, non ho voluto elencare per motivi di tempo, certo. Ma tutto ciò che è possibile fare attraverso le risorse del Comune, le risorse provenienti dallo Stato, 328 e 285, dicevo, sono delle leggi nazionali, lo abbiamo fatto e lo abbiamo messo a sistema. Oggi sono più assistiti dal punto di vista numerico e qualitativo di quanto non ce ne fossero prima che io diventassi sindaco. Questo non vuol dire che abbiamo risolto il problema sociale a Catania, come non si è risolto in nessuna città del nostro meridione. Grazie, sicuramente questa domanda apre le porte ad un'altra questione scottante, che è quella del lavoro. Io invito i nostri gentili ospiti a guardare il sondaggio che la collega Valentina Spampinato ha realizzato appositamente in giro per la città. Si è andata in giro appunto a chiedere quale domanda si vuole porgere al candidato sindaco ed emerge soltanto una triste e amara verità: c'è fame di lavoro nella nostra città. Quindi pregherei la regia di mandare in onda il contributo, vediamo questo contributo, lo vedrete anche voi a casa. Ci lasciamo poi solo qualche minuto per la pubblicità e ritorneremo rispondendo appunto a quelle che sono le domande dei cittadini. Grazie, a dopo. Passeggiando per Catania, dal centro storico alle periferie, ciò che risalta maggiormente sono le numerosissime botteghe sfitte. Troppi, infatti, non hanno retto la crisi e, non potendo più pagare, nell'ipotesi migliore, hanno abbassato le saracinesche. Pensando a quella peggiore, hanno deciso il suicidio. Ricordiamo appunto il muratore di Ragusa che si è dato fuoco, lasciando nello sconforto la propria famiglia, il disoccupato di San Pietro Clarenza, e potremmo continuare l'elenco. La dimostrazione del malessere si coglie anche nel nostro sondaggio. Infatti, alla domanda «Cosa vorresti chiedere ai candidati a sindaco di Catania?», i cittadini rispondono «Il lavoro». Molto meno sono quelli che attenzionano gli altri problemi, che certo non mancano in città. Insomma, il sindaco, chiunque esso sia, come priorità dovrà affrontare l'occupazione. Il diritto di un lavoro onesto spetta a tutti e speriamo che non rimangano solo promesse di campagna elettorale. Che cosa c'è da chiedere? Sono tutto uguale per me. Manca tutto, mai più. Ordine, tutto. La disoccupazione è la prima cosa. Sbloccare il lavoro, sbloccare l'edilizia. Almeno così si può lavorare, no? Sbloccare qualcosa a livello comunque lavorativo. Semplicemente una parola sola, lavoro per noi giovani, perché in questa vita non si può fare, e soprattutto per portare avanti l'economia qui a Catania, perché è una bella città per il turismo e tutto, solo ed esclusivamente lavoro. Il lavoro, lo sviluppo per questa Catania che è molto sporca
e comunque speriamo bene. Io spero nei candidati sindaco. Cosa devi chiedere? Lavoro per tutti, io lavoro in pubblico impiego, però mi piacerebbe che tutti lavorassero, in poche parole. La città sta andando molto male innanzitutto, ci vorrebbero più servizi, questo che a Catania non c'è. Oggi per affettare un autobus sono affettato 3-4 ore, poi l'ultimo era affollato, non si poteva prendere, 3-4 ore. Catania per parecchi anni è stata abbandonata e dunque c'è tante cose da fare, a cominciare dalle strade, dalla viabilità, dai trasporti, dal problema dei rifiuti, insomma ce ne sono tante cose da sistemare a Catania. Sistemazione per la città comunque, perché veramente è in declino completo. Dovrebbe essere più pulita, più curata, soprattutto le marciapiedi. Sono felice, a Siciliana che l'ho sdorrubato.